Buonasera, mi tocca l'ingrato compito di introdurre il primo contenuto abilista di questa conferenza, chiaramente in chiave critica. Comunque, vi parlerò di ricerca neuropsicologica sullo spettro autistico, l'idea è di passare un po' dal concetto di bias, che probabilmente avrete sentito, ma comunque ci arriviamo, a quello di posizionamento, che non si vede, ma gradualmente ci arriveremo. Già diciamo in questa prima slide, comunque, anche se non c'entra assolutamente nulla col contenuto di cui poi parlerò, ho voluto così sfatare un po' questo mito che probabilmente avrete visto migliaia di volte nell'emisfero sinistro e nell'emisfero destro, rigidamente distinte, mischiando un po' queste due parti come normalmente vengono rappresentate, perché è una cosa che personalmente mi disturba molto. Allora, la ricerca neuropsicologica sullo spettro autistico è in realtà composta da una quantità infinita di sottosettori e ambiti che si intersecano gli uni con gli altri, e ci lavorano fondamentalmente persone che fanno ricerca a partire da prospettive anche molto diverse e con una formazione pregressa molto diversa. Mi presento brevemente per chi non mi conoscesse: io ho una formazione pregressa in linguistica, che ho svolto durante anche un diploma universitario in contemporanea in scienze umane e scienze biomediche a Pavia, Università di Pavia e Scuola Superiore IUS, e poi ho proseguito con un dottorato di ricerca in psicologia e scienze cognitive all'Università di Genova, in cui mi sono occupata di una branca che ha un nome molto strano, cioè Experimental Pragmatics o Pragmatica Sperimentale, che adesso andrò a dire nei fatti che cosa sia. Mi chiamo Eleonora e sui social potete trovarmi come Narrection, come immagino diverse persone presenti abbiano fatto. Cos'è questa pragmatica sperimentale? Di fatto si occupa di tutte quelle branche del linguaggio, della comunicazione umana, nei fatti, che hanno a che fare con il non letterale, quindi il linguaggio figurato, a partire dalle metafore, che generalmente sono quelle che magari ci nominano anche a scuola, proseguendo per diciamo, costrutti magari un po' meno noti, tipo gli atti linguistici indiretti, per focalizzare un po' che cosa possono essere, banalmente le richieste indirette possono essere un atto linguistico indiretto, ed è ciò di cui poi mi sono andata a occupare io in dottorato, passando poi anche a forme un po' più complicate da studiare, tipo l'umorismo e l'ironia. Avrete probabilmente già capito dove vado a parare. Comunque, la pragmatica di fatto va quindi a occuparsi di tutti quei casi in cui una persona dice letteralmente una cosa, ma nei fatti, con le sue parole, ne fa un'altra. In questo senso si parla di atto linguistico. Quindi, per esempio, se io, per tenerla proprio molto semplice, dicessi, puoi passarmi lo zucchero, letteralmente sto facendo una domanda a cui una persona potrebbe rispondere sì e non fare nulla. Nei fatti, questa cosa non avviene nella comunicazione quotidiana. Generalmente al puoi passarmi lo zucchero, la persona risponde passandolo, perché appunto io ho compiuto un atto linguistico, che è l'atto linguistico della richiesta. Ok, chiaramente per comprendere che una persona ha detto letteralmente una cosa, ma in realtà ne intendeva un'altra e infatti ne ha fatto un'altra con le sue parole, servono delle funzioni cognitive. Parte degli obiettivi di ricerca della pragmatica sperimentale è capire quali siano queste funzioni cognitive, anche se ovviamente qualche idea ce l'abbiamo. E quindi lo spettro autistico è diventato in realtà da parecchio tempo ormai un caso di studio per questo ambito di ricerca, perché le funzioni cognitive in autismo generalmente sono un po' diverse da quelle che troviamo di solito nella neurotipicità, anche se ci tengo sempre a dire, anche nella neurotipicità c'è una variabilità individuale enorme che ovviamente negli studi clinici ci perdiamo un po' via con il ragionamento per gruppo sperimentale, gruppo di controllo, che è il gruppo tipicamente neurotipico, appunto. Non solo le funzioni cognitive sono generalmente un po' diverse in autismo rispetto alla popolazione, si dice comunemente generale, ma
proprio già nei criteri diagnostici abbiamo tutta una serie di criteri che hanno a che fare con una certa tendenza all'interpretazione letterale. La dico un po' diversa come sta scritta nei manuali diagnostici, però questo nei fatti vuole dire. Generalmente le persone autistiche comunicano in maniera piuttosto diretta e comunque interpretano piuttosto letteralmente gli scambi comunicativi, anche qualora la persona neurotipica in realtà avesse l'intenzione di intendere qualcos'altro, almeno in alcuni casi. Quindi si vanno a creare delle incomprensioni con interlocutori neurotipici che invece tendono all'implicito. Anche qui ci tengo a specificare che anche nella neurotipicità tendere all'implicito non ha proprio dei risultati comunicativi ottimi, cioè non tutte le persone neurotipiche si capiscono quando parlano implicitamente, altrimenti non esisterebbe la mia branca di studio. Detto ciò, cosa fa la ricerca neuropsicologica in generale? La ricerca neuropsicologica in generale, quando studia un dato fenomeno, nel nostro caso saranno fenomeni comunicativi, costruisce spesso dei task ad hoc, cioè io ho un fenomeno da studiare, quindi costruisco un compito che vada a indagare precisamente quel fenomeno. Di solito nel mio caso vanno, cioè nel caso della pragmatica, vanno a simulare o tramite, diciamo, delle interviste o delle interazioni strutturate o semistrutturate, quindi o con un canovaccio o con proprio, diciamo, punto per punto proprio le parole da dire alle persone che partecipano agli esperimenti, o addirittura vanno a riportare delle interazioni comunicative come in una storia. Sono generalmente computer based, cioè i partecipanti sono di fronte a un computer e non a una persona, in questi ultimi casi che ho detto, leggono la storia, generalmente andando avanti con la barra spaziatrice, leggendo parti di storie, in cui a un certo punto sarà presentata, ovviamente cercando di non far capire quando esattamente, il fenomeno che vogliamo indagare. Ok, questo è per la parte della comunicazione, dopodiché però abbiamo detto che in realtà ci interessa quali sono le funzioni cognitive alla base di questo genere di fenomeni, e quindi cosa facciamo? Generalmente somministriamo, il termine è proprio questo, dei test neuropsicologici ai partecipanti, che poi generalmente utilizziamo, tecnicamente si dice, come predittori. Quindi andiamo a vedere se una determinata performance in un certo test va a correlare in qualche modo con una determinata caratteristica nel compito che va poi a indagare il fenomeno. Giuro che poi è meno tecnico di così. Allora, dicevo che io volevo parlarvi, diciamo, di una possibile shift dal concetto di bias al concetto di posizionamento. Perché questo? La parola bias è una parola che sentiamo sempre di più, almeno ho notato che sui social c'è una certa crescita nel suo utilizzo. Si parla per esempio di bias di genere, si parla di cercare di rompere i bias, con un utilizzo e un significato anche molto più ampio di quello che poi è all'interno della ricerca scientifica nello specifico, che non vuol dire che sia sbagliato, semplicemente adesso vi spiego come all'interno della ricerca scientifica generalmente si intende il concetto di bias, ovvero si considera un bias ogni tendenza o deviazione dalla verità nella raccolta, analisi, interpretazione e pubblicazione dei dati che può causare conclusioni false, che avvenga intenzionalmente o meno. Ok. Quindi diciamo che l'approccio generale nella scienza è cercare di eliminare i bias. Quindi, per esempio, noi supponiamo che chi somministra un determinato test possa avere degli effetti sui risultati in questo test, cioè se sono io o è Mastro Pasqua a somministrare il test, la persona risponderà allo stesso modo? Allora, se noi pensiamo che questo possa costituire un bias, lo eliminiamo facendo somministrare tutti i test alla stessa persona. Esempio stupido, però è nei fatti ciò che succede. Di fatto però io non ho eliminato il bias in questo modo, l'ho tra virgolette controllato facendo sì che tutti i partecipanti ricevessero la somministrazione dalla stessa persona, ma tutte le caratteristiche di quella persona restano parte integrante della ricerca e non vengono generalmente mai discusse, almeno all'interno della ricerca neuropsicologica, come invece avviene per esempio nella ricerca sociologica. Quindi diciamo che eliminare il bias
È una visione quantomeno ingenua, cioè l'idea di poterlo fare, secondo me, è quantomeno ingenua. E va a finire che somiglia molto al discorso del rompere i bias, che va benissimo come slogan all'interno di un contesto come quello dell'attivismo, è un po' più problematico in un contesto scientifico in cui appunto si presuppone che esista una verità, e però ci sono proprio delle persone a cercarla, questa verità. Peraltro, una verità che riguarda altre persone. Perché dico che è quantomeno ingenua come visione? In primis, per quanto riguarda la neuropsicologia, da un po' di tempo si è iniziato a parlare del fatto che c'è un problema che viene spesso riassunto in questo acronimo, ovvero che la psicologia in generale, non solo la neuropsicologia, è weird. Cosa si intende con weird? White o Western, a seconda delle volte si possono trovare entrambi, ma più o meno il concetto è lo stesso, nel senso di bianca o occidentale. Educated, quindi istruita, industrialized, industrializzata, rich, ricca and democratic, democratica. Cosa vuol dire questo? Vabbè, in primis, in realtà, una delle motivazioni primarie di ciò è che non abbiamo soldi per fare ricerca e quindi la facciamo sugli studenti. Farla sugli studenti a psicologia cosa significa? Che noi abbiamo un'idea abbastanza buona in realtà di che cosa succede nei nostri cervelli, solo che con nostri cervelli intendiamo il cervello di uno studente tra i 20 e i 30 anni in una facoltà di psicologia di un paese occidentale. Ci sono un po' di movimenti che tentano di migliorare questa situazione, andando per esempio a ricostruire gli stessi paradigmi, in altri paesi, con una prospettiva però, non particolarmente partecipativa, piuttosto invece di, diciamo, riproposizione delle stesse dinamiche all'interno di contesti che non sono occidentali o non sono industrializzati, con risultati alterni, ma non è qui che volevo concentrarmi. La questione del bias di genere che ho nominato prima, non volevo ovviamente sminuirla, è una questione importantissima ed è talmente nota che ormai ha anche una sua pagina Wikipedia per dire, quindi sappiamo che esiste in tutte le branche della medicina, esiste anche in neuropsicologia. Nel caso specifico dell'autismo, non dirò probabilmente nulla di nuovo per molte persone in sala, però sappiamo che in media c'è una diagnosi di autismo in una persona di genere femminile ogni 4 diagnosi a persone di genere maschile. Questa media in realtà deriva da due dati molto diversi in presenza di disabilità intellettiva, dove si arriva a 1 a 2 come rapporto, e invece in assenza di disabilità intellettiva, dove il rapporto è 1 a 10. E anche qui è molto interessante come generalmente la comunità scientifica si spieghi questi dati, cioè quando si è di fronte a una discrepanza del genere, le ipotesi fondamentalmente sono due: o la maggioranza schiacciante delle donne autistiche hanno una disabilità intellettiva, o non siamo estremamente capaci di diagnosticare le persone autistiche di genere femminile. Poi io, fin qui ho parlato di genere, ovviamente è anche molto complesso districare sesso e genere, anche perché pare che agli scienziati non piaccia particolarmente nell'ambito della neuropsicologia interrogarsi su questa cosa, invece sarebbe molto utile. Ora, quindi abbiamo parlato, diciamo, di bias razziale, la razza non esiste, ma il razzismo sì. Abbiamo parlato di bias di genere. La domanda a cui vado a rispondere con questo intervento è: esisterà un bias legato in qualche misura al neurotipo? Se ne sto parlando, probabilmente sì. Comunque, vi mostro un attimo come io, da ricercatrice, ho impattato contro questo bias. Allora, partiamo da questo articolo molto famoso, che è una revisione degli ultimi 20 anni di letteratura sulla teoria della mente. Arriviamo anche un po' a una definizione della teoria della mente, però saprete, se siete qui, che è un tema abbastanza caldo, purtroppo ancora, ma sicuramente lo è stato molto, nella ricerca neuropsicologica sull'autismo, e probabilmente conoscerete anche questo illustre ricercatore, Simon Baron Cohen. Una cosa che trovo interessante notare è che appunto qua sto parlando di una revisione del 2000, non sto parlando del suo articolo dell'85. E che tra l'altro, come potete vedere, è stato pubblicato
perdonate lo slur, sull'International Review of Research in Mental Retardation. Questa rivista ha cambiato nome ed è diventata in Developmental Disabilities, quindi in disabilità dello sviluppo, a partire soltanto dal 2010. Questo per darvi anche un'idea di quanto più a rilento si muovano certi discorsi nell'ambito accademico rispetto a un contesto come questo. Quindi comincia così questa review che Baron Cohen molto umilmente fa sui suoi stessi lavori. Una teoria della mente resta una delle abilità che per antonomasia ci rende umani. Due righe sotto. La sua compromissione sembra universale in autismo. Ora, a me in queste righe risulta abbastanza evidente che ci sia un bias abilista e in particolare che si tenda alla deumanizzazione, perché se si definisce un costrutto come fondamentale per antonomasia ci rende umani e subito dopo si dice in questa popolazione non c'è, è compromesso in maniera universale, chiaramente queste persone non saranno umane, ne consegue. Ora, vi dicevo prima che la ricerca neuropsicologica in generale, e sullo spettro autistico in particolare non fa eccezione, appunto si appoggia anche alla somministrazione di test neuropsicologici. Tra questi test ci sono ovviamente anche test di teoria della mente. La teoria della mente, anche definita empatia cognitiva, io adesso taglierò con l'accetta tipo 40 anni di studi, perdonatemi, però generalmente si definisce come capacità di inferire, cioè in qualche modo immaginare sulla base di altro, stati mentali, desideri, intenzioni altrui. Il focus è anche e soprattutto su quei casi in cui questi stati mentali, desideri, intenzioni altrui non corrispondono ai propri. Ora, detta un po' più banale, significa la capacità di mettersi nei panni delle altre persone. Ora, chiaramente ci sono ricercatori autistici, in particolare su un piano teorico, si ricorda Milton nel 2012, però più di recente abbiamo anche qualche prova sperimentale ad opera di Williams, stiamo parlando dell'anno scorso, quindi non è che siamo molto avanti da questo punto di vista, però del fatto che esista il cosiddetto problema della doppia empatia, che è stato toccato tangenzialmente anche prima, comunque molto banalmente significa che forse invece che individuare un deficit nella popolazione autistica di teoria della mente, per cui le persone autistiche non sono in grado di mettersi nei panni dell'interlocutore neurotipico o dell'interlocutore in generale, perché naturalmente noi parliamo di teoria della mente neurotipica, non lo diciamo, ma intendiamo questo. Dicevo, piuttosto che pensare a un deficit da una parte, quando c'è una comunicazione tra neurotipi diversi, si potrebbe andare a ipotizzare appunto un problema per cui a neurotipi diversi corrisponderebbero tipi diversi di empatia e modalità diverse di empatizzare e di esprimere la propria empatia, che quindi andrebbero meglio, invece ci sarebbero meno difficoltà comunicative tra appunto all'interno dello stesso neurotipo, quindi persone neurotipiche capiscono meglio persone neurotipiche, persone autistiche capiscono meglio persone autistiche, ma entrambi i neurotipi fanno fatica a comprendere l'altro. Chiaramente di tutta questa cosa la comunità scientifica neuropsicologica generalmente a maggioranza neurotipica, o quantomeno che ritiene di essere neurotipica, se n'è abbastanza fregata. Quindi quando si va a indagare le funzioni cognitive in un contesto di pragmatica sperimentale, generalmente comunque si continua ad applicare questo tipo di paradigma, per cui si suppone che ci sia una compromissione nella popolazione autistica nello specifico, e appunto si testa la teoria della mente neurotipica senza preoccuparsene, e chiaramente si va quindi a evidenziare e a come dire, molto spesso avvalorare questa ipotesi precedente che ci sia un deficit. Conseguentemente possiamo andare a vedere nella letteratura pragmatica, quindi sulla parte di comunicazione, una gestione molto simile delle descrizioni, ovvero per esempio Hobson qui nel 2012, quindi più o meno l'altro ieri, in un articolo che apre uno special issue sul linguaggio figurato, dice che il linguaggio figurato comprende una serie di forme specificamente umane di interazione sociale, di cui di nuovo le persone autistiche non sono capaci. Anche qui io il bias abilista ce lo vedo abbastanza. Ora, come potremmo definire questo tipo di atteggiamento?
A me è venuto abbastanza in aiuto il concetto di ingiustizia discorsiva di Claudia Bianchi. Cosa si intende con ingiustizia discorsiva? Diciamo che l'ingiustizia discorsiva di per sé intacca la capacità di agire sul mondo con le parole, mi riferisco al discorso che facevo prima sugli atti linguistici, dei soggetti che la subiscono. È di fatto un sistema sbilanciato, ok, all'interno di una comunicazione che può essere pubblica o privata, che può assumere in realtà, cioè può avvenire attraverso un sacco di strumenti linguistici diversi, che possono essere morfosintattici, lessicali, pragmatici, veramente di qualsiasi tipo, a partire da cornici, diciamo anche narrative, se vogliamo, per riconnetterci a qualcosa che si è detto prima. Che suggeriscano interpretazioni sfavorevoli dei fatti, come ho anche in qualche misura appena illustrato su un piano scientifico, ma succede anche su un piano pratico, omissioni, come per esempio appunto parlare di teoria della mente e basta, quando in realtà stiamo parlando di teoria della mente neurotipica e probabilmente esiste una teoria della mente autistica che nessuno in realtà ha veramente studiato, allo stesso modo in cui parliamo di nazionale di calcio, se intendiamo quella maschile, ma specifichiamo nazionale di calcio femminile quando parliamo di quella femminile, perché se una cosa è lo standard, si può tacere, e questo è un caso di ingiustizia discorsiva. Ed è un caso evidente di asimmetria. Nel caso dell'autismo, però, secondo me ci possiamo spingere anche un po' oltre se guardiamo alla situazione scientifica, quantomeno nell'ambito neuropsicologico. Ribadisco che appunto la situazione dei disability studies, per dire, o anche dei critical autism studies è molto diversa. Mi riferisco soprattutto alla comunità scientifica neuropsicologica. Secondo me, un'ingiustizia discorsiva all'interno di un discorso scientifico va a costituire in qualche misura un'ingiustizia epistemologica. Cosa intendo dire? Che le parole che utilizziamo per descrivere determinati costrutti scientifici che andiamo a indagare, e anche le parole che usiamo poi per spiegarci i dati che raccogliamo, per esempio, io non credo affatto che un dato parli da solo, di fatto va a definire un quadro epistemologico. Quello che noi diciamo va a costruire la visione scientifica che abbiamo di un problema, problema in termini scientifici, domanda di ricerca, mettiamola così. Cosa succede in questi casi? Come dicevo prima, dal punto di vista dell'ingiustizia discorsiva, dal punto di vista dell'ingiustizia epistemologica andiamo a tenere lo standard, quello taciuto, come pietra di paragone costante, e un gruppo che andiamo a indagare in questo modo sarà sempre comunque comparato e necessariamente ogni volta che differirà dallo standard avrà qualcosa in meno, qualcosa che non va rispetto appunto allo standard. E se andiamo a parlare di costrutti, andiamo a indagare costrutti che definiamo come fondanti della nostra umanità, se quel gruppo va a differire dallo standard, che è definito quindi come unico tipo realmente umano, non particolarmente strano, necessariamente, appunto, si arriverà, non necessariamente, però nei casi più gravi si arriverà a deumanizzazione. Ora, tutto questo ha molto a che fare con il concetto di bias come distorsione rispetto a una verità dei fatti che è assoluta. E questa visione deriva da un positivismo scientifico che è alla base di grandissima parte della scienza attuale, e che spesso, tra l'altro, vedo anche molto rinforzare in alcune parti dell'attivismo, e secondo me sarebbe una cosa su cui varrebbe la pena interrogarsi, che in qualche misura presuppone che ogni ricerca ottenuta tramite metodo scientifico, si intende, si ascevra di valori sociali e culturali, sia vera di per sé. Il dato parla da solo, questi sono fatti. In realtà questa convinzione dà spazio a una postura accademica che è oggettificante nei confronti di una popolazione che è vista come appunto oggetto di studio, oltre che appunto in potenza deumanizzante. E tra l'altro in qualche misura deresponsabilizza chi la ricerca la compie, perché se utilizza il metodo scientifico non è più una persona, è un agente di questo metodo che potenzialmente produce verità.
Ora vi volevo portare dal concetto di bias a quello di posizionamento. Questa visione che vi ho appena portato non è ovviamente mia, basta, è una visione che ha a che fare col costruttivismo, è una visione che in realtà è stata proposta anche all'interno dell'area neuropsicologica, ovviamente da ricercatori autistici nel caso specifico, in particolare da Monique Wittig. Una pratica che gradualmente, con molta fatica, molto raramente, però si inizia a vedere anche nei lavori psicologici, molto meno neuropsicologici nello specifico, però gradualmente ci stiamo arrivando, è quella dei positionality statement, che sono in realtà molto comuni in sociologia, in psicologia molto meno, però gradualmente ci stiamo arrivando. Che cos'è un positionality statement? Un positionality statement è una dichiarazione della posizione di chi sta facendo ricerca nei confronti dell'oggetto di studio, ok? Nei confronti di ciò che studia, mettiamola così. In realtà non ci sono delle regole ferree su come farlo, ovviamente, sia perché è una cosa molto nuova, sia per la natura in sé cioè del concetto di posizionamento e conseguentemente dei modi possibili per esprimerlo. Possono andare da una semplice riga a un certo punto dei metodi, tendenzialmente verso la fine, a un'argomentazione dettagliata che talvolta viene anche ripresa nella discussione, dei risultati. Ovviamente questa seconda versione è molto rara. Comunque dicevo, una semplice riga del tipo: l'autore si identifica come un uomo bianco cisgender e neurotipico. Questa frase non l'ho mai letta, perché generalmente un uomo bianco cisgender e neurotipico non trova rilevante dire che lo è quando scrive un articolo scientifico, mentre invece io trovo che sia molto rilevante, che anche questa è una cosa che trovo problematica, da quando si stanno diffondendo i positionality statement, generalmente chi scrive i positionality statement nei propri articoli è sempre comunque una persona marginalizzata, che in qualche misura riconosce proprio perché è marginalizzata che le proprie caratteristiche impattano la ricerca che fa. Però il rischio è un'autoghettizzazione scientifica in qualche modo. Io ovviamente adorerei se tutti lo facessero, ma se solo persone marginalizzate lo fanno, diventa problematico anche questo. Comunque, questa è una riga possibile con cui una persona che rappresenta grosso modo il 70% probabilmente della comunità scientifica potrebbe appunto posizionarsi all'interno di un articolo. Scritto da lui in questo caso. Vi dicevo, può anche trovare forma in un'argomentazione più dettagliata. Volevo quindi concludere questo mio intervento con un tentativo di positionality statement da parte mia. È stato un esercizio molto complesso per me, che mi è stato in qualche misura imposto all'interno di uno degli ultimi lavori di ricerca che ho fatto, che attualmente in fase di revisione, però molto realisticamente verrà pubblicato a breve, in cui ci avevano praticamente imposto un training per scrivere positionality statement, che io ho trovato molto interessante in realtà, e che quindi, insomma, ho poi pensato di riproporre anche nel progetto di cui poi vi parlerà Enrico subito dopo di me, e anche oggi con voi. Allora, se io devo pensare a come mi posiziono nei confronti del mio oggetto di studio, che comunque generalmente è l'interazione comunicativa nello spettro autistico e nella popolazione neurotipica, ma particolarmente nello spettro autistico, devo necessariamente dire che sono una donna bianca, cisgender. Ho 30 anni e ne avevo 28 quando ho ricevuto diagnosi di autismo a metà del mio dottorato di ricerca. Quando sono arrivata alla fine del mio percorso di diagnosi, ho avuto un momento, non ve lo nascondo, si è parlato prima di abilismo interiorizzato, in cui mi sono detta: io non posso essere oggettiva sul mio oggetto di studio adesso. Cioè, evidentemente, da persona autistica, io non posso guardare all'autismo in maniera oggettiva con questo paradigma. Poi mi sono fermata un attimo e mi sono detta: e prima? Cioè, da persona che pensava di essere neurotipica e in realtà non lo era, quanto potevo essere oggettiva? E se io fossi realmente stata neurotipica, quanto sarei potuta essere oggettiva? Non sono poi queste
tre situazioni diverse che in qualche modo impattano comunque sulla ricerca che si fa rispetto a una popolazione a cui o non si sa di appartenere, o non si appartiene, o si appartiene. Ora, è chiaro che è difficile includere in un positionality statement verità su di sé che non si conoscono, quindi non mi do addosso per non averlo fatto. Però da ora in avanti io non solo farò questa cosa, ma spingerò chiunque io conosca all'interno della comunità scientifica a farlo, una riflessione su come il proprio posizionamento e la propria identità intersezionale, di nuovo per fare riferimento a qualcosa di cui si è parlato oggi, insomma, può avere effetti, non voglio usare la parola impattare, però può avere effetti sul modo in cui si guarda al dato, e questa è la parte più banale, ma soprattutto sul modo in cui si pongono le domande, sulle domande che ci si pongono, perché la maggioranza della ricerca scientifica, in particolare neuropsicologica sull'autismo, si pone domande che alla comunità autistica non interessano. E, se è vero che magari non interessano solo a una parte di comunità autistica, o che interessano alla comunità autistica in senso ampio, la comunità dell'autismo, che include magari anche le famiglie, è comunque rilevante dirsi che quelle domande di ricerca discendono, derivano dal posizionamento di chi fa ricerca, che spesso e volentieri non lo esplicita. E non solo, ma si nasconde in qualche modo dietro a questa presunta oggettività del metodo scientifico e non si pone domande scomode su di sé e parla di autismo più che con persone autistiche. E quindi la mia idea e la conclusione di qualsiasi mio positionality statement ora in avanti sarà che forse è più importante quando si fa ricerca sull'autismo, fare ricerca con persone autistiche, perché parlarci effettivamente invece che somministrare loro dei test, o anche solo oltre a somministrare loro dei test, come lo si fa con persone neurotipiche, del resto, se questo è quello che la disciplina chiede, un'interazione più diretta potrebbe portarci anche, o almeno questo è il mio caso, a renderci conto che le loro istanze e le loro caratteristiche ci riguardano anche molto da vicino. Ora, io ho concluso. Se vorrete saperne di più, questa ricerca in realtà sarà molto probabilmente pubblicata nei prossimi mesi. Potrete saperne di più o seguendomi banalmente su Instagram, dove queste cose le mastico prima e le digerisco per voi, e mi trovate come Narration, oppure più banalmente su Google Scholar. Non so quanto ho sforato. C'hai 20 minuti di domande. Il microfono, sì. Non essere timido. Non so, ma ci sei. Aspetta, sì. Ci sono delle. Ci sei? Sei dentro? L'email? Presa. Sì. Sì, lo so, che devo. Prego. Allora, innanzitutto devo dire che oggi sto affrontando temi che toccano molto, e quindi mi viene un po' da esprimermi, nel senso che
parlavi prima del discorso della gerarchia, ti stavo chiedendo se questo non riguarda anche, come dire, sì, quello che può incappare la persona che fa comunque un lavoro all'interno sia della ricerca scientifica, ma anche, che so, la relazione di adulto, eccetera. Io sono educatore personale, lavoro adesso nell'autismo da un bel po', e su questo ragionamento si faccio l'autismo dopo la diagnosi, che è del 2012. Prima facevo altre cose, poi anche le diagnosi magari non si vede identificate. Cioè, devo dire che c'è stato un momento in cui ho avuto voglia di, cioè, ho avuto la tentazione di smettere, perché poi non potevo, anche perché, cioè, ci devo vivere, ho una figlia da mantenere, quindi non è che comunque potevo dire che sono smetto, no? Ma al di là di questo, cioè, notavo come mi veniva da molto, come dire, ho avuto lo stesso problema, dicevo che adesso sono persone autistica che si occupa di autistici e che tutto quello che dice molto spesso o che fa, no, va in, quasi in contraddizione con quello che comunque c'è in la visione medica o comunque certi modi di atteggiarsi alla situazione, no? Quindi sia dal punto di vista del, a volte dei genitori, ma anche, so, io lavoro molto con la psichiatria, quindi era un discorso simile. E soprattutto all'inizio mi sentivo molto rimproverare sul fatto che dice, ma tu tutte le volte sbagliavi la tua diagnosi, no? E alla fin fine, no? Come se tu, che sei autistico, potessi capire l'autistici meglio degli altri. All'inizio dico la verità, c'è cioè un po' di questo errore che ci perdiamo tutti, no? Quello di pensare di capire l'autistici meglio degli altri, perché siamo autistici. Non so, secondo me poi alla fine mi sono comunque, ho voluto entrare un po' in quello che discorso che dicevo prima, cioè è vero, magari, però dichiarare quello che sono e quale può essere comunque le cose, diciamo anche i pregiudizi che posso ricordare, ma anche le ragioni migliori, cioè mi sembra abbastanza cosa, no? da dichiarare. Noto però che questo non è sempre facile, cioè secondo me porta una sorta di conflitto di interessi che non è tanto per come lo vivo io, ma per come lo vivo nel confronto degli altri e dell'ambiente di lavoro, mettiamola così, no? C'è una roba da sentirmi dire, adesso faccio un esempio che riguarda tutto il discorso sul bias, a un certo punto di dire, ah, adesso abbiamo una nuova presa in carica di un ragazzo autistico che sta lavorando all'università. E ti trovi lo psicologo davanti a te, con lei, con l'educatore, ma come? Un psicologo che si lavora all'università, no? Un affisio che si lavora all'università. E il paradosso non è tanto il fatto che quella persona pensi che davanti si sta lavorando all'università, che già è. Il problema è che non si sono accorti che davanti un collega autistico che è con l'educatore non si è laureato un rapporto all'università, no? Quindi tutti questi errori come possono influire? Volevo chiedere se possono riguardare solo il discorso scientifico o anche lavorativo in certi campi. Se... Dunque, io penso che ovviamente il discorso del posizionamento sia trasversale a qualsiasi situazione, perché appunto se ragioniamo in termini di identità intersezionale che si muove nel mondo, tutte queste nostre caratteristiche ce le portiamo dietro in qualsiasi contesto, lavorativo o meno, tra l'altro, non solo lavorativo. Il caso della comunità scientifica secondo me però è particolare per due motivi. Il primo è che è il contesto in cui più che in qualsiasi altro si ritiene di possedere o quantomeno di ricercare la verità assoluta, mentre all'interno di contesti lavorativi complessi in altri ambiti generalmente si presuppone che la realtà si co-costruisca in qualche modo, magari non è esplicito in termini teorici, ma è un pochino più comune che all'interno di un contesto che appunto per sua natura tende alla... non solo alla disumanizzazione negativa dell'oggetto di studio, ma anche alla disumanizzazione del ricercatore, che deve andare sempre più dietro le quinte, lasciando lo spazio appunto al dato, come se questo volesse dire che sia neutrale. E l'altra questione è che, ovviamente connessa, per quanto il bias abilista sia ovunque,
nel contesto scientifico è particolarmente forte, perché in qualche misura se tu sei deficitaria, come puoi andare a indagare quel fenomeno e se è deficitario o meno in un'altra popolazione o nella tua? Cioè, in qualche modo, soprattutto per quanto riguarda le disabilità che hanno a che fare, cioè, diciamo, secondo me in maniera proprio molto specifica sulle neurodivergenze, andando a riguardare proprio lo strumento di ricerca primario, cioè il cervello, necessariamente una volta che si fa coming out, e si deve pensarci molto molto bene prima di fare coming out all'interno della comunità scientifica, in qualche misura, e ribadisco qui che c'è una situazione molto diversa tra, diciamo, critical studies, sociologia, eccetera, e ambito più medico, perché appunto fin qui abbiamo parlato spesso di come rigettare il modello medico, però io di fatto sono cresciuta come ricercatrice all'interno del modello medico. È proprio il contesto in cui diventa complicatissima questa cosa, perché o si viene delegittimati automaticamente se credono nella diagnosi che tu stai riportando, o viene sminuita la diagnosi, riportando generalmente o errori ipotetici, che nel mio caso sono abbastanza divertenti, perché io sono stata diagnosticata a Torino da un team che generalmente in realtà è abbastanza rinomato. Per cui nel momento in cui poi riporto dove sono stata diagnosticata c'è sempre un momento di disagio, del tipo appena messo in dubbio. Comunque, l'altra questione è invece... appunto, se non si pensa all'errore si passa alla rappresentazione superomistica, per cui sì, ok, sarai autistica, però no, chiaramente sei Asperger e hai tutte queste caratteristiche che ti rendono comunque una ricercatrice di un certo tipo, però magari sull'ironia facciamo fare ricerca a qualcun altro. Non so se ho risposto, però secondo me è un caso molto specifico quello della comunità scientifica. C'è una domanda là dietro. Allora, io sono estremamente interessata a tutta questa questione del posizionamento, soprattutto perché conosco persone che fanno ricerca a cui è stato detto, vabbè, però quando vai in convegno, si evita di entrare e dire quanto questa ricerca e di quanto persona queer, perché c'è sempre questa, soprattutto da parte della gente mette a scuola questo sguardo a chi fa ricerca come una persona che raccoglie dati e li legge, li scrive, li trova che sta già da soli, non come una persona che costruisce il dato, che inevitabilmente nell'interpretazione emergono idee, valori, eccetera. Pensavo che anche nel momento in cui si ha a che fare con i soggetti della ricerca è importante il posizionamento, cioè nel senso nel momento in cui si ha la popolazione di riferimento, si dice sono una persona, non so a che livello, a che punto della tua ricerca è arrivata la diagnosi, però mi chiedevo se c'è stato un modo prima di loro sono una persona autistica, perché quello che credevi è un momento secondario, dire comunque ho scoperto di essere autistica e si è avuto dei feedback a riguardo proprio dai soggetti della ricerca, oltre che nell'accademia, e poi l'accademia lo mi ha detto se c'è una differenza tra il feedback o comunque la risposta che hai appena detto essere comunque vista in Italia e all'estero, se in altri paesi sono diversi, perché l'estero non è un paese, in altri paesi l'esperienza è stata diversa. Allora, dunque, riguardo alla prima domanda, cioè la prima parte di domanda, io sono stata diagnosticata durante la pandemia, quando quindi il mio progetto di ricerca era già stato rivoluzionato per poter raccogliere dati online, e io stavo raccogliendo dati in un asilo quando l'Italia è stata completamente chiusa e non si sapeva se l'avrebbero riaperta e quando. E quindi io sono passata a fare ricerca su adulti neurotipici da sviluppo e autismo, che era invece il mio ambito iniziale. Quindi no, non mi è capitata questa cosa, purtroppo. Però è un tema molto caldo, soprattutto nella ricerca medica, perché, diciamo, per il discorso che facevo prima dell'ingiustizia discorsiva, in qualche misura si omette sempre
se si è sani e neurotipici, cioè nessun ricercatore e nessun medico si presenta mai dicendo io sono sano e neurotipico, piacere, mentre più facilmente appunto magari una persona che appartiene allo stesso gruppo, alla stessa popolazione, parlando in termini clinici rispetto a, alla persona che ha davanti, più facilmente appunto fa questa specie di coming out, anche per mettere magari più a suo agio la persona, però anche questo costituisce un bias in questa visione, no? E quindi o lo fanno tutti, è un bias che si va a creare solo nei casi in cui la persona che fa ricerca è una persona marginalizzata, che è il motivo per cui dicevo ottima cosa i positionality statement, forse per me sarebbe obbligatorio in qualsiasi journal, in qualsiasi pubblicazione, però al momento non lo sono e nei fatti quello che a me capita di leggere sono positionality statement praticamente soltanto di persone marginalizzate. Vedo chi fa ricerca che annuisce. Per quanto riguarda la seconda domanda, in realtà io faccio ricerca in un ambito molto molto internazionale, perché comunque la pragmatica sperimentale, suppongo che per molte persone sia la prima volta che la sentono nominare, non è perché ci sia ignoranza qui dentro, ma perché è un ambito veramente super specifico e super piccolo. Se fosse pure, diciamo, circoscritto all'ambito geografico locale, veramente ci parleremmo in tre. Quindi io non credo di aver mai presenziato un convegno che fosse unicamente soltanto italiano. Purtroppo non, devo dire che non ho notato grandi differenze in termini di provenienza geografica nelle reazioni. Devo dire di aver anche molto razionato i coming out, perché ci sono persone con cui non mi sentivo per niente a mio agio a farlo, perché se tu hai letto le ricerche di alcune di queste persone non ti viene da dirgli sai, sono proprio così anch'io. E non è soltanto una questione di abilismo interiorizzato, è anche tanto una questione di capire, cioè, quanto ti conviene all'interno di un contesto che è già fortemente abilista e difficile da navigare anche in termini sensoriali, soprattutto sociali, il networking, il timing che è sempre molto stretto, se anche ti metti l'ansia che tizio Caio Sempronio, che palesemente hanno una visione super patologizzante di determinata condizione, sanno che tu appartieni a quella popolazione. Diciamo, non volevo mettermici in questa situazione, però devo dire che, cioè, dai pochi dati che ho, posso dire che cioè, la variabile fondamentale è la personalità e l'avvicinanza a comunità disabili, anche online basta, cioè l'esposizione al discorso sulla disabilità da parte di persone disabili ha palesemente cambiato la risposta di alcune delle persone a cui l'ho detto, e lo so perché è la prima cosa che ti dicono: ah sì, ho visto questo articolo di questa giornalista che ha scoperto in età adulta di essere autistica, e magari ti attaccano il discorso sulle diagnosi tardive nelle donne, per dire magari sono anche, spesso sono anche interazioni molto banali, cioè le prime cose che ti dicono non sono cose che a molte delle persone qui presenti piacerebbero, però sono comunque un passo che all'interno di quella specifica comunità scientifica io vedo come enorme, perché appunto le due risposte standard invece sono: vabbè, ma non sei quel tipo di autistico, oppure ma sei sicura quante altre volte ti sei fatta controllare da quanti altri team? Questo. Eleonora, di realtà sarebbe rimasto pochissimo tempo, ho qui, cioè, questo giorno se no questa domanda, ti prendo bene, e ho qui due domande, se riusciamo velocemente. Provo a dare risposte più stringate. Allora, nel proprio posizionamento si potrebbe inserire anche la propria prospettiva politica, la scienza tra i bias principali competenti che confermano la giustezza del sistema sociale gente e di ideologia dominante. Allora, chi mi segue su Instagram sa che il mio slogan preferito è la scienza è politica, quindi sono assolutamente d'accordo su questa cosa. Non so quanto sia facile inserire all'interno di un positionality statement, per dire, una visione così ampia della persona e così sfaccettata delle sue posizioni politiche in senso sociale, quando di fatto la cosa importante in un positionality statement in generale nella ricerca, visto che già ogni articolo scientifico è sufficientemente lungo, sarebbe, diciamo, cercare di selezionare le informazioni rilevanti al specifico argomento di quell'articolo, diciamo. Poi è chiaro che la carriera scientifica di una persona è fatta di tanti articoli, e idealmente leggendoli tutti e leggendo tutti i positionality statement potrebbe emergere una figura un po' più ampia.
La seconda domanda è: hai toccato un tema molto importante e delicato, il rischio che l'attivismo riproduca il positivismo. Anche a me sembra che questo rischio si presenti spesso, per esempio in alcune campagne antistigma, ad esempio sulla salute mentale, o per la visibilità di alcune condizioni che è possibile definire come patologiche, ma rispetto alle quali lo sguardo veramente medico rischia di oscurare una grande componente di esperti. Allora, dirò un paio di cose impopolari, però c'è una parte significativa dell'attivismo autistico nello specifico, autistico ADHD, che confonde il concetto di depatologizzazione e il concetto di destigmatizzazione, per cui fondamentalmente usa neurodivergente come termine opposto al concetto di patologia in qualche modo, e quindi in quanto persone neurodivergenti noi, e con noi si intende noi persone autistiche ADHD o comunque condizioni del neurosviluppo, diciamo, persone interne a questa specifica area clinica, per quanto appunto di nuovo stiamo parlando di un contesto in cui dovremmo distaccarci da una visione clinica, però di fatto si ripropone questa distinzione, per cui per esempio una persona con un disturbo ossessivo compulsivo non può essere, non può definirsi neurodivergente, perché neurodivergente significa che non ha una patologia, invece questa cosa è falsa, cioè all'interno del movimento della neurodiversità questa cosa non esiste, il concetto è divergere dalla norma ed essere percepiti come diversi da una persona neurotipica, e questa cosa è tanto vera per una persona con disturbo ossessivo compulsivo quanto per una persona autistica, e secondo me servirebbe da un punto di vista politico in un discorso di attivismo complesso portarsi dietro questa consapevolezza che possiamo contemporaneamente destigmatizzare una condizione, richiedere rispetto e ammettere che si tratta di un qualcosa che vorremmo curare, per esempio, che è una cosa che generalmente per una persona con disturbo ossessivo compulsivo, per dire, è vera, però dobbiamo accettare che è anche vera per alcune persone autistiche, in realtà, pur non essendo possibile. E quindi secondo me è una cosa che a livello politico dovremmo assolutamente tenere in considerazione. Tenuto conto che in realtà tra il movimento della neurodiversità c'è in questi ultimi anni un grosso lavoro di contatto, di confronto col Med Movement. Certo. Per definizione va affronta invece delle condizioni che sono definite patologiche. Certo, certo, no? Certo. Quindi. Sì, diciamo, quello che vedo io è che per esempio nel contesto italiano questo tipo di discorso è molto più raro che emerga, cioè chi inizia a fare per esempio attivismo sui social, attivismo digitale, diciamo, generalmente parte da una visione del tipo: noi persone autistiche ADHD non abbiamo una patologia, noi siamo neurodivergenti, poi ci sono le persone che hanno psicopatologie e per loro vale un discorso diverso, ecco, almeno questa è la mia percezione dalla mia nicchietta di Instagram, ecco. Anche io ci tengo molto, anche se è molto difficile parlarne. Molto interessante questo. La domanda che è, intanto, se questa cosa specificare quando ho una diagnosi, per questa stai facendo che è successo meglio, quindi ha cambiato la percezione o in assoluto, perché se dovessi pensare che questo cerco. Il tuo posizionamento, pensavo che io dovrei dire sono una psicologa, sono un clinico, sono neurotipica, con la diagnosi fatta da sempre, cioè senza diagnosi in realtà, sono diagnosticata. Quindi mi stavo dicendo questa domanda. L'altra cosa è se fai molto riferimento all'autismo, ma ritieni che quindi dovrebbe essere sempre specificato che cosa? Tutti i disturbi dell'autismo, cioè se un ricercatore ha un specificato, o vale come spiegato prima per l'aspetto, cioè il fatto del riassunto, quindi magari uno ricercatore stesso che dica se ha uno studio apprendimento, se sta facendo una ricerca su apprendimento. Personalmente ho un po' la sensazione che però probabilmente c'è una differenza nell'approccio tra le persone neurotipiche e le persone autistiche, qualsiasi argomento. Quindi mi stavo tenendo questa dimensione qua. E l'altra cosa è rispetto alla questione, non so, dei DOP, dei disturbi psichiatrici, capisco la posizione di dire esplicitalo, ma un'esplicitazione di questo genere fatta da parte di
ma di un ricercatore che fa anche l'attività clinica, vuol dire soprattutto il paziente è un caso in cui aver paura della sua situazione. Cioè, io onestamente se andassi da uno psicologo, se il mio terapeuta scoprissi che ha un doppio, magari un disturbo di personalità importante, non sono sicura di sapere tanto se... Le chiedo di fermarsi un attimo perché la mia memoria di lavoro in questo momento non può reggere più di questo, ok? Provo intanto a rispondere a quello che ha detto fin qua. Allora... no, dai, rispondo prima alla seconda cosa che in realtà è più facile, non riguarda o non dovrebbe riguardare il singolo ricercatore, il modo in cui questa cosa avviene. Spesso e volentieri sono i journal a porre le guidelines, cioè le linee guida su come fare questa disclosure, e spesso e volentieri si formula in un modo che chiaramente non facilita le pubblicazioni a unico nome, però all'interno di pubblicazioni neuropsicologiche, dove è molto raro in realtà il primo nome, si può formulare del tipo: all'interno di questo team di lavoro c'è almeno una persona neurodivergente, che è molto più vago e ci possono stare dentro condizioni più o meno stigmatizzate, o appunto all'interno di questo gruppo di lavoro c'è una persona con disturbo ossessivo compulsivo, per dire. Chiaramente più è piccolo il gruppo di lavoro e più volte succede questa cosa, più la persona è identificabile. Questo è sicuramente un problema per chi svolge attività clinica, però secondo me il ragionamento da fare non sarebbe, cioè sicuramente al momento attuale bisogna fare il discorso del tipo, come del resto l'ho fatto anch'io, con questa persona non voglio fare coming out, del resto io per esempio ho deciso di non mettere nelle slide il mio coming out, non metterlo nel titolo, e in generale sui social ne parlo ampiamente, ma non sta nella mia bio. Che cosa vuol dire questo per me? Che se una persona si prende il tempo di ascoltare un'ora di mio intervento, lo sa che sono autistica, però una persona che passa così sul mio profilo non ha la possibilità di stigmatizzarmi senza sapere che cosa sia l'autismo dal mio punto di vista. A volte lo trovo problematico, però io mi rivedo nel discorso che ha fatto nella seconda parte, e appunto... Sicuramente avrò qualche difficoltà quando uscirà questo articolo, perché nel mio positionality statement invece è scritto molto bene e ovviamente è un articolo a unico nome. Chiusa questa parentesi, c'era il discorso precedente su... disturbi nello sviluppo, sì. Allora, sì, per me, però è un'opinione personale, cioè oddio, è un'opinione personale basata sulla definizione di positionality statement, cioè si dovrebbe dichiarare tutto ciò che è potenzialmente rilevante ai fini della ricerca in questione. Quindi che io abbia un DSA all'interno di un positionality statement in cui indago il bias di genere nel disturbo ossessivo compulsivo, probabilmente è poco rilevante. Però, appunto, se vogliamo decolonizzare, perdonatemi l'appropriazione culturale, l'accademia da un punto di vista neurologico, in realtà dichiarare che all'interno del proprio gruppo di ricerca c'è una persona neurodivergente può essere importante a prescindere, diciamo. Quindi magari senza specificare la specifica diagnosi, cioè è comunque una questione di posizionamento anche del gruppo di ricerca, che può ovviamente il rischio è il virtue signaling in qualche modo, cioè dire, o il tokenismo, ok? Però per esempio, cioè, ci sono gruppi di ricerca in cui è più o meno facile per una persona neurodivergente lavorare, e credo che anche queste sarebbero informazioni molto importanti per aumentare l'inclusività delle carriere scientifiche per persone neurodivergenti. Quindi in questo senso tutto ciò che si può fare per rendere trasparente la diversità in senso ampio dei team di ricerca, perché in realtà adesso ci stiamo concentrando su questo, ma è un tema grosso la disabilità in generale, ma anche il genere all'interno della comunità scientifica, perché generalmente l'immagine dello scienziato, anche se si googla, sappiamo bene qual è, e quindi insomma per me quanto più si può dire in quante più occasioni, sempre mantenendo comunque ciò che si può fare per restare safe, meglio è. No, c'è anche il presidente che dice di no. No, quindi cioè, velocissimamente, su questa cosa qua che diceva la dottoressa. Perché lei ha detto, quindi rispetto a una ricerca sull'autismo, io dovrei specificare se sono, ad esempio, una psicologa clinica che si occupa di autismo e che è una clinica. E secondo me, forse sì, cioè sarebbe estremamente importante, perché non soltanto per chi legge la ricerca, poi come dire, tenere conto delle limitazioni eventuali del suo posizionamento, ma di per sé come azione credo che
appunto inevitabilmente in modo fisiologico una riflessione anche del ricercatore stesso sul proprio posizionamento, andando magari a consapevolizzare degli aspetti sui quali non necessariamente avrebbe riflettuto, autopercependosi oggettivo, autopercependosi certo. esclusivamente come traduttore di un dato, quindi a questo punto neanche può essere male. Sì, è parte degli obiettivi dei positionality statement. Ovviamente purtroppo scrivono positionality statement solo persone che hanno già comunque un certo grado di riflessione su quella cosa lì. Comunque concordo che è parte del posizionamento anche che cosa esattamente si è studiato, se si è o meno specializzato in quella cosa, eccetera, e se non lo si dice comunque è una cosa che si deve dedurre mentre si legge un articolo che già è pieno di impliciti, quindi... Quindi siccome questa è una situazione del libro, no, chiudiamo perché... Devo fare qualcosa di questo, immagino. E questo glielo devi restituire. Grazie. Thank you.